Taranto-Talsano via Vasari, una strada privata acquisita al patrimonio comunale, completamente al buio, sterrata, un inferno allocato a Taranto, in una delle ultime periferie, direbbe Papa Francesco. Non voglio esagerare, ma le immagini si commentano da sole. Siamo con Raffaele Arseni, che è un abitante della zona. Lei, come gli altri amici qui presenti, si sente cittadino di serie B, C, D, E, non so più in quale... Di serie Z, direi, di serie Z, perché comunque solo chi vive questa realtà può capire e comprendere. Qui la sera, in pratica, al calare del sole... E vige il coprifuoco, sembra di stare non alla periferia di Talsano, ma in una città di Baghdad, in una strada di Baghdad. Poi siamo oggetto di furti continui. Lì almeno a Baghdad i bombardamenti danno un po' di luce, illumino. Qui nulla. Illumino, non è vero. E abbiamo in pratica le nostre donne terrorizzate, perché comunque alcuni di noi lavorano anche a turno, e quindi immaginate cosa significhi stare dentro una casa la notte dopo che abbiamo subito molteplici furti. Oltre al discorso della pubblica eliminazione, abbiamo anche un discorso di non asfalto. La strada non è asfaltata e abbiamo un esempio pratico, abbiamo un disabile che è allettato H24, dove durante i mesi ha multiple crisi respiratorie, e i sanitari del 118 hanno non poche difficoltà a raggiungere la villa che è poco qui avanti, e quindi con notevole ritardo. Quindi una strada sterrata in cui si alza la polvere d'estate, e l'acquitrino, ovviamente l'acquitrino, la pioggia e le alluvioni, che ovviamente possiamo parlare di alluvioni, perché sì, diventa un quadro veramente apocalittico. In effetti ho deciso di cambiare la Yaris con un cingolato per l'estate e un gommone per l'inverno. L'amministrazione non dà risposte, l'amministrazione Stefano. Veramente l'abbiamo sollecitato un sacco di volte, specie mia moglie, e il sindaco ha sempre solo e sempre promesso. Ho mantenuto la promessa nei confronti di sua moglie di venire in zona, perché su lei sì. Mi sarebbe piaciuto che l'avessero mantenuta anche il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici, sinceramente. Campa cavallo, che l'erba cresce, si dice a Taranto. Però, come dicevo prima, addirittura abbiamo chiesto aiuto al prefetto nel 2013, il quale ha istituito due tavoli tecnici e invitava il sindaco, dottor Ipazio Stefano, alla risoluzione, alla messa in sicurezza della strada, proprio perché gli abbiamo riferito di tutti questi problemi. Però la risposta è stata sempre: faremo, vedremo, abbiamo fatto. Ma i risultati, carissimi concittadini, sono questi. Io direi basta spot, 5 minuti possono cambiare il destino di una persona, nel bene o nel male. E allora, sindaco Stefano, lei ormai è a fine corsa, mancano 5 mesi, ma visto che c'è il vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonuce, che vuol fare il sindaco, lui vuol fare il sindaco, io voglio fare il presidente della Repubblica, ognuno ha le sue aspirazioni, e a questo punto dobbiamo dare delle risposte. I cittadini non sono i fessi che pagano le tasse per trovarsi in uno stato di abbandono. Capito, Lonuce?